Come faccio a togliere questo quadro bianco che ho davanti? Questa riunione in diretta streaming. Fai ok. Devi dire preso, devi premere su Preso. preso. Ecco. Vabbè, ancora c'è. Ripremici sopra. Preso, ecco. Allora, sei direttore generale della ricerca. Guarda, siamo in diretta. Sì. Allora, benvenuto al dottor Giuseppe Ippolito, direttore generale della ricerca del Ministero della Salute. Quindi chi mai più di lui potrebbe darci un quadro dell'AIDS in Italia. Benvenuto nell'AIDS. Il dottor Ippolito ha seguito dall'inizio la storia di questa associazione, che è nata con l'avvento in Italia della malattia e della prima organizzazione che venne messa in atto per contrastare questa epidemia. Buonasera, dottor Ippolito. Buonasera. Allora, che ne direbbe? Facciamo un quadro dell'epidemia. C'è stata appena trascorsa la giornata mondiale dell'AIDS del 1 dicembre, se ne è parlato poco perché sui giornali, complice anche me stessa, anche se avrei voluto scrivere di altro, si è parlato tanto di Covid, ma non di HIV. È un problema perché invece le infezioni continuano a procedere, sia pur con un'incidenza che in Italia è inferiore al resto d'Europa. È così? Soprattutto vorrei dire che il 1 dicembre, come ogni anno, sono stati resi pubblici i dati solidificati, ovvero sia puliti dell'anno precedente, e che ci confermano questo trend positivo, ma soprattutto ci aiutano a pensare che in Italia, in occasione del Covid, le strutture cliniche si sono fatte portavoce della necessità di non interrompere i trattamenti con una serie di misure, soprattutto con quelle di facilitare la distribuzione di farmaci per periodi più lunghi. Da un lato, noi abbiamo osservato una riduzione significativa di quelle che sono le nuove diagnosi di infezione, e questo è sicuramente legato anche al fatto che l'AIDS ha determinato una riduzione di circolazione delle persone, quindi una minore aggregazione, una minore ricorso di comportamenti che sono comportamenti a rischio. Questo però non è significato che ridurre il numero di nuove infezioni abbia ridotto anche la quota di diagnosi tardive, anzi, vorrei dire che ancora la quota di diagnosi tardive sono il 60%, e questo ci deve far ragionare sul fatto che forse la consapevolezza del rischio, nonostante la diminuzione totale di quello che c'è stato, deve la percezione ancora è ancora limitata. Tra l'altro, la quota di persone che afferiscono al circuito di consultazione di popolazione non ha riportato di aver fatto il test per l'AIDS, cosa assolutamente rilevante. Bisogna pensare che il test per l'HIV fa parte delle procedure che ognuno dovrebbe adottare quando pensa anche solo lontanamente di aver avuto un comportamento a rischio. L'Italia ha un buon sistema di sorveglianza rodato, e vorrei dire che il primo sistema di sorveglianza dell'infezione fu messo in atto nel 1985 nella Regione Lazio. Nell'ultimo anno, l'anno del Covid, abbiamo avuto poco più di 2 nuovi casi per 100.000 persone, e questo è una continua diminuzione negli ultimi 9 anni. Quando però andiamo a scorporare questo dato per alcune aree, vediamo che non questa diminuzione
è diversa a seconda delle aree del paese, hanno un'incidenza più elevata il Lazio, il Trento, la Liguria e la Val d'Aosta, con una prevalenza per l'80% tra i maschi, con un'età di circa 40 anni, e anche se a questa età mediana l'incidenza più alta si dà tra i giovani, ovvero sia tra quelli tra i 25 e i 29 anni, nei quali l'incidenza è più che doppia, da quel 2,2 medio nazionale si arriva a 5 per 100.000 persone, e nella fascia 30-39 è ugualmente poco più di 5. Quindi dobbiamo pensare che i comportamenti sono ancora il momento più critico, tenendo presente che il rapporto sessuale senza preservativo è responsabile di circa il 90% di tutte le infezioni, a metà tra persone con comportamenti omosessuali o eterosessuali. Quindi un ragionamento da fare sempre è che i casi sono diminuiti, ma il virus circola ancora, e controllarlo dipenderà solo da quella che è la capacità di controllare i rapporti e usare il preservativo. Una parola che è diventata meno di moda nel corso degli anni, è diventata meno pressante nella comunicazione, ma che è essenziale per poter controllare questa malattia. Accanto a questi vanno ricordati altri interventi che sono stati messi in atto. Intanto l'accesso capillare ai farmaci, la possibilità di avere accesso anche a trattamento come sistema di prevenzione, la documentazione che le persone che hanno un basso livello viremico hanno anche una bassa probabilità di, se non nulla, di trasmettere l'infezione, e quindi questo è un pacchetto globale col quale dobbiamo ragionare. No, volevo fare una domanda a proposito dei numeri. Nel 2020 ci sono stati, secondo i nuovi dati, 1.300 nuove diagnosi, un terzo legate al fatto che le persone già avevano cominciato ad accusare una sintomatologia, e questo è il segnale dello scarso ricorso al test? Beh, è tanto perché la gente pensa che l'AIDS sia sparito, perché se 6 diagnosi su 10 sono tardive o il 60%, significa che non c'è percezione e che ancora il test per HIV non è diventato strumento di valutazione sistematica. La gente pensa ad altre cose prima di pensare all'HIV. Nel corso degli ultimi anni la quota di persone in fase più avanzata e cresce man mano che diminuisce la sensibilità. I dati a cui lei fa riferimento dice che 4 persone su 10 avevano già un numero di linfociti CD4 bassi, e quindi un numero sostanzialmente rilevante, il 40% aveva meno di 200 cellule CD4, quindi l'infezione non era proprio recentissima. Gli incroci tra i test effettuati e le motivazioni di effettuazione del test sono indice di una scarsa sensibilità, perché quando lei dice che avevano sintomi HIV correlati, dice uno su tre, significa che gli altri non avevano sintomi, ma non hanno neanche avuto la sensibilità, la percezione di pensare che potessero aver avuto una esposizione con i rapporti sessuali senza l'impiego del preservativo. Questo è un punto fondamentale sul quale bisogna continuare a battere, sul quale le organizzazioni non governative possono fare molto, perché riescono a raggiungere persone
nei luoghi di aggregazione o addirittura precocemente per i giovani nelle scuole, in maniera da diffondere questa cultura del rischio e soprattutto della necessità di adottare misure di prevenzione. Ed è proprio quello che fa l'AIDS Lazio con un programma di sensibilizzazione nelle scuole che si è dovuto fermare per i problemi di accesso legati al Covid e con l'offerta gratuita di test che si svolgono con le maggiori garanzie di privacy. Perché, e non so se lei è d'accordo, uno dei problemi del non fare il test è che c'è ancora una barriera psicologica da parte dell'utente di essere scoperto, di essere visto, è così? Oppure è paura che secondo lei non c'è ed è dovuta ad altro, al fatto che non se ne parla di questo problema? Io ho una visione un po' diversa, perché non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, perché se lo stigma e la percezione può essere reale in piccoli centri, nelle grandi città non c'è motivo per pensare che esiste questo stigma, dove l'offerta del test è talmente capillare sia nel pubblico che nel privato, che oggi le persone non fanno il test se non lo vogliono fare. Capisco chi vive in aree nelle quali piccoli centri nelle quali lavorare sul fare il test può essere facilmente essere identificato o etichettato come persona a rischio, ma i casi di stigma, i casi di fuga di notizie, fortunatamente in Italia in questi 40 anni di AIDS sono stati assolutamente pochi. L'Italia è un paese che ha dimostrato una sensibilità sociale, una capacità di gestire le situazioni con grande senso di partecipazione, e questo ci deve far andare fieri. Abbiamo accettato fin dall'inizio, abbiamo avuto pochi episodi di stigma, non dico che non ce ne siano stati, ma sono stati pochi rispetto agli altri paesi. Abbiamo avuto un accesso totale alle cure gratuita e capillare sul territorio, e anche questo fa sì che noi, se noi abbiamo siamo di un terzo inferiore alla media europea per quanto riguarda le nuove infezioni, ovvero sia ancora una volta un servizio sanitario ad accesso gratuito e universale si dimostra particolarmente efficace. E fra i motivi che tengono lontani dal test e dalla presa di coscienza di avere l'AIDS o di avere l'HIV, non c'è anche sotto l'idea, vabbè, intanto si può curare, ci sono tante terapie, ormai l'HIV, la sieropositività, l'AIDS sono diventate l'AIDS è diventata una malattia cronica, non c'è anche questo retropensiero? È vero che l'AIDS è diventata una malattia curabile, ma ancora non è una malattia guaribile. Noi speriamo di arrivarci, ma per le malattie che non sono guaribili, il miglior sistema è la prevenzione. Che cosa sta facendo il Ministero della Salute? Il Ministero della Salute in questi anni ha continuato a finanziare campagne di informazione, ha supportato le iniziative messe in atto dalle organizzazioni non governative, ha fatto indagini per supportare la diffusione della conoscenza diretta alle persone più ad alto rischio, ha finanziato nell'arco di 10 anni oltre 320 progetti di ricerca, dopo che l'Italia si era caratterizzata come il principale finanziatore della ricerca in Europa. 320 progetti in 9 anni sono 30 progetti sostanziali, sono sostanziali nei 10 anni precedenti, e almeno 3 progetti l'anno negli anni successivi. Bisogna considerare che nel corso degli anni, non solo da noi ma anche in altri paesi, l'investimento che è stato fatto
in questi settori è stato spostato su altre aree di urgenza, perché la continuare questo tipo di attività è un'opera essenziale, ma oggi il tipo di interventi necessari per la ricerca è continuare a lavorare sui meccanismi patogenetici, cercare di capire che cosa è successo nell'area delle ricadute positive che ci ha dato la malattia di HIV, definire nuove priorità, perché oggi abbiamo nuove priorità di ricerca quando parliamo di HIV, intanto capire che ci sono terapie di nuova generazione che possono portare alla somministrazione periodica, ovvero sia anche una volta al mese, lavorare su quelle che sono la diagnosi precoce delle altre malattie che si chiamano comorbidità, lavorare sui comportamenti e sugli aspetti sociali della malattia per ridurne l'incidenza, e soprattutto una scienza, una ricerca di trasferimento che faccia sì che quello che diventa disponibile in termini di risultati di ricerca arrivi quanto prima è possibile a tutti. E questa è la scommessa, è una scommessa che l'Italia ha partecipato con l'Unione Europea. Basta dire che nel programma Horizon 2020 sono stati investiti da parte della Commissione Europea, con la partecipazione dell'Italia, 45 milioni per due piattaforme di vaccini preventivi. Purtroppo non sono andati bene, come il vaccino del Covid, ma non è colpa della ricerca, e sono stati investiti 10 milioni per sviluppare sistemi migliori per misurare la carica virale, e l'Europa, e con i soldi dei diversi paesi, inclusa l'Italia, ha investito con Horizon 2020 110 milioni di supporto ai paesi africani per affrontare la pandemia. Perché nessuno si salva da solo, ma questo non vale solo per il Covid, è valso anche per l'AIDS. Quando gli investimenti che sono stati fatti per sviluppare la conoscenza della malattia, per trattare e prevenire la malattia, si è capito che bisognava lavorare anche con i paesi terzi. Da questo è nata il cambiamento della procedura brevettuale, da questo è nata la possibilità di far arrivare i farmaci in tutti i paesi africani, la possibilità di garantire un monitoraggio dell'infezione in molti paesi. Se molti paesi africani si avvicinano a un buon controllo della malattia, questo è dovuto agli enormi investimenti occidentali. Le faccio altre due domande e poi la lasciamo andare via. La prima è all'AIDS Lazio. In che direzione deve andare adesso a livello di sensibilizzazione, secondo lei? Di continuare il lavoro capillare, sia per quanto riguarda il supporto alle persone in fase iniziale di malattia, ma soprattutto insistere sulla prevenzione, che è strumento prioritario. E un'ultima domanda a chi ci ascolta: che cosa consiglia a chi ha questo dubbio di aver avuto un rapporto a rischio, che non ha il coraggio? Che cosa dice? Mandi un messaggio. Di fare il test, perché il test è gratuito e confidenziale in tutta Italia. Non bisogna aver paura di fare il test, perché fare il test è disponibile, lo Stato paga il test gratis dappertutto. Ci sono in tutta Italia strutture sanitarie che fanno il test, e ci sono associazioni non governative o di volontariato che offrono il test come strumento di intervento. Se noi non consideriamo questa un'alternativa valida, e bisogna dire anche che nella popolazione dei soggetti che fanno uso di droghe per via endovenosa, le organizzazioni non governative mettono anche a disposizione un test su camper direttamente nelle zone a maggior rischio. La consapevolezza che l'AIDS esiste è forse il miglior sistema di prevenzione, perché se noi facciamo finta che il problema non esiste,
non avremo mai la possibilità di affrontare questo problema. E poi diciamo anche alle donne, alle mamme che hanno il sogno o il progetto di dare alla luce a un bambino, che quando cominciano a concepire questo programma di fare il test, sempre che non sempre viene raccomandato. Dal 1996 l'Italia, tra i primi al mondo, ha inserito il test HIV nello screening pre-gravidanza o nel primo trimestre di gravidanza, tanto che la circolare del Ministero della Salute del 96 stabilisce che il test fatto all'inizio della gravidanza e ripetuto alla fine della gravidanza è il strumento fondamentale del monitoraggio della salute della madre e del bambino. È inammissibile che ancora oggi ci siano donne che facciano il test al momento del parto, perché il trattamento in gravidanza protegge in assoluto i bambini dal rischio di essere infettati. Dottor Ippolito, grazie di averci grazie messo a disposizione nel suo tempo, e all'AIDS continuerà allora lungo questa strada. Grazie, buonasera. Grazie.